sits the mighty Wizard's Castle. It's not the castle that scares me. Look at those enemy archers. They look like they mean business. We'll have to take out all the enemy before we can get the time machine piece. Be careful not to hit the time machine piece. Look at that. Wow. Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio tappabuchi, diciamo, perché Magic ancora non sono riuscito a finire di registrare l'episodio perché la partita è davvero una partita molto tosta e voglio darvi un buon video. E allora siamo qui su Worms Ultimate Mayhem. Niente. Ok, scusate. Non l'ho fatta apposta, mi è partito. Vabbè. Siamo qui con la campagna principale, la modalità storia, che ci permette appunto di giocare questo titolo. In single player, così con questa campagna, diciamo, principale. Allora, ho una squadra personalizzata che è fatta da vermi simil femmine. Adesso vediamo se... Sì! Vediamo se muore. Muori male. Sì, è uno andato. Guardate, dobbiamo distruggerli tutti. Non so se conoscete Worms, ma credo di sì, perché è un titolo molto carino, soprattutto da giocare in multiplayer. Questa è la possibilità multiplayer. Ci ho giocato con degli amici ed è uno spasso unico. Perché adesso qua non è che ci sono tantissime. Ah, queste frecce velenose sono un po' un casino, diciamo. Niente, ci ho giocato con degli amici. Qua ci sono poche armi perché nella modalità storia, in più la mappa, come potete vedere, non si sta distruggendo. Mentre invece nelle partite regolari si distrugge la mappa. Anzi, ci sono alcune partite in cui la modalità è proprio di distruggere la base avversaria. E cosa volevo dire? Ci sono più armi davvero simpatiche, tipo un panzone che viene fatto precipitare dall'alto, oppure la bomba sacra che si mette a cantare l'alleluia prima di esplodere. No, forse si chiama Santa Granata, una cosa del genere. Comunque, allora, in pratica questo è niente, è uno degli ultimi titoli che ho comprato tempo fa con un bundle. Oddio, ste frecce non fanno particolari danni. L'unico problema è che danno, cioè, questa malattia, diciamo, questi sintomi ai vermi. E quindi, oh, forse quella è una cassa di medicinali. Scusatemi, ma sono parecchio stanco. Gli esami mi prostrano. Diciamo, la malattia in pratica ti toglie 10 punti ogni volta che tocca a te. E quindi è una cosa abbastanza scomoda e fastidiosa. Vediamo se c'è un accesso qua da dietro. Una cosa scomodissima davvero sono i salti. È un casino, sono difficilissimi da capire. Anche la visuale non è particolarmente comoda, diciamo. Adesso finisce il tempo. Porca miseria, ho paura di finire in acqua. Se finisci in acqua muori istantaneamente. Niente. No, non c'è nessun passaggio qua dietro. Vabbè, niente. Abbiamo perso il turno. Allora, che cosa... Chi colpisce adesso? Si fa male? No, non ha beccato nessun altro, credo. Forse ha beccato lei, ma era già avvelenata, quindi... Boh. Marta ci mostra di che stoffa è fatta. Ciao Marta. Ma vedete, è un casino. Ma porca miseria. E stavo dicendo, anche la visuale è abbastanza scomoda in questo titolo particolare. Perché per alzare la visuale bisogna abbassare il mouse e viceversa. E la questione è parecchio scomoda, soprattutto quando si inizia. In più, quando ci sono delle zone abbastanza strette,
Non si vede neanche il proprio Works. Certe volte credo che sarebbe meglio tipo una visuale in prima persona. E tre sono andati. O due. No, due sono andati. E adesso bisogna vedere dove sono gli altri. Ah, ne vedo uno là sopra. Adesso la se la lancio addosso la freccia. Sì. Owning a weapon doesn't make you armed. Any more than owning a guitar makes you a musician. Vedete, devono. Allora, io ho messo la voce a loro che. Da musicista. E hanno delle frasi anche personalizzate. Infatti, quella che ha detto adesso non si capisce bene perché dicono. Parlano molto, molto veloce. In più, parlano in falsetto. Ma mi sembra la voce più simile per delle donne, diciamo. E. Abbiamo preso la freccia avvelenata. Ma una sola? Vabbè. E, comunque. Scusatemi. Cosa stavo dicendo? Ah sì, che quello che ha detto credo di aver capito. Che semplicemente no, dovevo mirare, porca miseria. Perché potevo beccare la macchina del tempo con un'arma. Avrei perso lo scenario così direttamente. Forse è rimasto solo lui da uccidere. Oddio. Owning a weapon doesn't make you armed. Any more than owning a guitar makes you a musician. Esatto, dice che tipo che un'arma, avere semplicemente un'arma non ti rende un guerriero, come avere una chitarra non ti rende un musicista. Una cosa del genere. Ma parlano sempre così veloce che non è mai del tutto chiaro, insomma. Allora, adesso credo che dobbiamo seccare solo più quello. Adesso secchiamolo per bene, prendiamo sta scatola qua. Che cosa c'è? Ah, telaio. Ma però non ci serve. Tanto secchiamo questo dovrebbe essere a posto. Allora, prendiamo il fucile che è molto comodo per quando si è vicino e l'altro non ha molta vita. Perché toglie... Ah, porca miseria, mi serve 5 punti vita. Tanto abbiamo due colpi, dovremmo riuscire a finirlo con questo. Se riusciamo a prenderlo da qua sopra... No, proviamo ad avvicinarci un po' senza cascare, perché se si cade si perde il turno. Non so se si subisce del danno. Dovrebbe essere morto. Vediamo. Vediamo. Sì, è morto. Evviva, evviva. How dare you try to climb my castle? My royal guards will deal with you. Uh-oh. Here come more enemy worms. Mi sembrava fosse troppo facile, effettivamente. Ah, altri tre sono. Vanno di bomba a grappolo questo. Oddio. Ah beh, 3 danni, porca miseria, sai quanta roba. Royal Knight fa un'azione punitiva. Adesso siamo rimasti qua. Peter Gauss gira per lo scenario come una scimmia. Come una scimmia. Ah, ma stiamo salendo comunque, siamo saliti qua. Ah, comunque nonostante tutto ci è andata bene, dai. Adesso... Da dove bisogna salire per arrivare là? Perché non c'è una scala per salire in su. Non so come... Adesso dobbiamo ucciderli da qua. Porca miseria, sto salto! È fatto proprio... Stupido. La più delle volte ti fa saltare all'indietro. Dov'è che... Ah! Ce n'è uno là. Allora, pensiamo subito a lui. Allora, guarda, non ci stai neanche degnando di uno sguardo, vai. Morto? No, è ancora là, si rialza. Ah no, è morto sepolto. Cosa che ha detto? Oh, lol. Le trave. Credo che intenda i telai. Quindi dobbiamo piazzare tutti i telai per riuscire a salire sul castello. Non sarà niente facile. Oddio, povera Riegel. Povera Riegel. Quindi 15 di vita sono rimaste. Non è morta, per fortuna. Credevo fosse già spacciata del tutto. Marta, dai, morta. Marta, gira per lo scenario come una scimmia. Perché prima non l'aveva messo tutti insieme? Ah, perché Betelgeuse era più lungo. Ma Riegel è là. Allora, dobbiamo piazzare i telai. Credo su questo lato per cercare di salire. Allora, quindi prendiamo
il telaio com'è che si piazza già? Allora, WASD si sposta, però per alzarlo e abbassarlo con la rotellina e il mouse? No, non succede niente. Con QE, ah ecco, con QE, perfetto. Allora, dobbiamo cercare di metterlo non troppo alto, perché sennò altrimenti non riusciamo più a salirci, però così dovrebbe andare bene. Se riusciamo a saltare. No. No. Non ci riesco. Porca miseria, va a finire che l'ho messo male. Dai, 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 dai! Non cadere. Vabbè. Porca miseria! Anche lui attacca! Anche sto mago Merlino del Kaiser. Siamo della storia al quarto, quinto capitolo. Ha fatto parecchio danno. E in pratica... siamo finiti per sbaglio indietro nel tempo con il nostro professore. Cioè, queste qua dovrebbero essere delle alunne di questo professore. E siamo finiti indietro nel tempo. Dobbiamo cercare di tornare appunto nella nostra era. Dopo aver distrutto dei fermi nemici per le prime missioni, adesso siamo finiti nel Medioevo. E quindi dobbiamo cercare di recuperare questo pezzo. Così. No. Non lo prende. Perché non devo metterlo neanche troppo alto, se no non riusciamo a saltarci sopra. E così dovrebbe andare bene. Allora, andiamo. Salta sopra. Dai! Porco miseria! Ok, ok, ok. Allora, piazziamone un altro. Ho capito. Ah, no. Possiamo posizionarne solo uno per turno. E... boh, niente. Allora aspettiamo, tutto il tempo quasi finito. E bomba grappolo. Oddio, Rigel ci muore. Sì, era rimasto in tutto vita. Ti vedrà nell'altro mondo. Allora, e spero che ci vedremo tra molto tempo, Rigel. Molto tempo. Che dici, Allora, pizziamo un altro telaio. Ah, ce n'è uno là dietro anche da seccare, di tipo. Vediamo se riusciamo a metterlo qua. No, forse... no, dobbiamo metterlo da questa parte qua. È anche un casino. Poi questi telai non sono neanche distruttibili, quindi... cioè... un casino, porca miseria. Ecco così. Vediamo se riusciamo a metterlo un po' meglio. Sì? No. Com'è che l'avevo messo che ci stava? No, così. Così. No, così per forza. Più in giù non ci sta. Vabbè. La chitarra non è una cosa, è un'estensione di me stesso. È quello che sono. Porco miseria, soli su questo stupido telaio! Dove è andata? Dove è andata ora? Di qua! Oh! Lol, sono ucciso da solo. Non cadere, non cadere, Fabia. Non cadere, non cadere. Ok. Marta. Ecco qua la nostra Marta che si prepara a posizionare. Altro telaio. Scusatemi ragazzi, sono davvero estremamente stanco. Così, sì, così dovrebbe andare bene. Un po' più in qua, un po' più in qua, così. Bon. E niente, quindi se mi sentite sbadigliare, scusatemi, ma è proprio questione di stanchezza enorme, arretrata. Dai, sali. Ma no, porca miseria! Non indietro! Ma sto salto, porca miseria, a capirlo ci va una laurea in saltologia wormosa applicata. Non... Doi, Mossoli! Porca pupazza! Dove va? Ma dove va? Ma dove... Oddio! Oddio! È porca miseria. Adesso ci uccide, ci distrugge tutto. Vaffanbrodo, vaffanbrodo. Cribbio. Cribbio. Allora, piazziamo questo
Questo più su, no, non così. Là, vediamo se riusciamo a metterlo in modo che ci sia comodo. Ah, quello là non è morto comunque. Dobbiamo seccarlo ancora, gli è rimasta poca vita, ma... Allora, un po' più in giù, un po' più in giù, un po' più in giù. Così va bene, no, non ci sta. No. Così, dai. Ok. Allora, adesso vediamo se riusciamo a salire su per bene. Monnoggio! Che sclero che mi fa venire questa cosa del salto, che non si riesce mai a saltare in modo corretto. Oh, sali, sol! Ah, ma porca miseria, ma guarda. C'è più tempo che si perde a saltare che altro. Cioè, ma che barba barbosa, barbiturici, barba papà e barba mamma, e eccetera, eccetera. Uff, dai. Va a finire solo che ci casca in acqua adesso. Ma da... adesso ci sono anche le altre, non riesco a muovermi, non riesco a spostare la visuale, neanche... Oddi, vai in lama a non morire. Spostiamo sta visuale, ok. Salta. Non indietro, salta in avanti. Oh, mannaggia, ma... Dite... Mamma, io voglio saltare. Porca pupazzo, che cavolo. Ditemi se devo fare tre volte lo stesso percorso, perché queste cose di vermi non sono perché non saltano come tutte le cose umane. Lo so che non sono umani, ma va adesso distrugge tutto, tutti morti. No, vabbè, però 22 danni. Ma ci perdo così. Dai, Marta. Marta. Ma che cazzo. Ci mancava solo questa. No, adesso mi sono stufato, Mi sono stufato, non è possibile. Marta. No! Oddio, avete visto? Acqua, ha scritto acqua con la C. Oddio, mi viene un infarto, ragazzi. Oddio. Acqua con la C. Acqua con la C. Oddio, voglio morire. Poi io spero che l'abbiano fatto apposta. Acqua con la C. Ha scambiato l'acqua con la terra. Acqua con la C. Ma Dio. Oddio. Ma... Oddio. C'è solo una cosa peggiore dei traduttori che hanno scritto acqua con la C e dei programmatori che hanno sviluppato questa specie di salto che non salta mai. Dove vuoi che salti? Oddio. Funziona solo quando vuoi... ma io l'ho messo io così alto. Come... Aia. No, forse riesco a passare di lato però. Proviamo a passare di qua. Vediamo se si riesce. Senza precipitare magari. Ecco, c'è la spada del tizio. Oddio. Salta in avanti. No, sta scadendo il tempo anche. Niente. Ah, ma il tizio era sotto. Tra l'altro. Niente, ha sparato così a Kaiser proprio. A Kaiser. Ah no, Ha fatto del danno al tizio, lol. Porca miseria. Ma non è possibile. Non è possibile, Muzunuruguzu. Da, mannaggia, che... Ecco, salta anche dalla parte sbagliata.
Ah, si può saltare anche di là, però via, riesce. Salta. Oh. My guitar is not a thing. It's an extension of myself. It is who I am. Prova di qua. No. Dai. Come on, feel the noise. Dai, così. Porca miseria, non mi è bastato il tempo. Non mi è bastato il tempo. Bomba grappolo, Dio ce le fa fuori tutte. No, non farmele cadere, non farmele cadere, non farmele cadere. Ok, per fortuna non sono cadute. Oddio, allora, adesso cosa facciamo con questo? Riusciamo a seccare l'altro? Secondo me sì. Allora, vediamo un attimo. Spostiamoci un po'. Senza cadere possibilmente, perché sennò siamo nei guai. No, ma forse dovremmo farcela. Q. Ah, guardate come è preoccupato. Sta indicando il mago, eh. Sta indicando il mago, eh. Sta indicando il mago. Morto? Speriamo di sì, altrimenti là non lo raggiungiamo più. Morto? Dai. Sì, è morto. Yeah. Royal Knight è morto. Bomba grapp. LOL. Ti hai fatto male da solo. Non aveva contatto il cornicione, LOL. Ah no, c'era un altro di tizio. Credo di averli seccati tutti oltre al mago. No, invece è là. È là sopra. Guarda, ci fa anche le pernacchie. Ma adesso che arriviamo, guarda come ti spacchiamo la faccia. Che odio. Questo mi fa venire mai in mente. A perfectly executed power cord. E ciao bimbo bello, addio al mondo. Yes. Adesso rimane solo l'altro e speriamo di riuscire a... Ah no, credo fosse vivo. Per un attimo ho detto porca miseria, è ancora vivo. Bomba grappolo, 3 secondi. Non cadere, non uccidermelo. Ok, è rimasto su. Però discreto danno, ha fatto un discreto danno. Fabia, allora vediamo Fabia cosa le facciamo fare. È pronto a tenersi. Allora di qua passiamo di qua, facciamola saltare come è saltata prima l'altra, che non mi ricordo più se è Betelgeuse o se è Marta. No, ma è Betelgeuse, Marta è quella che abbiamo fatto suicidare prima giù nell'acqua con la C. LOL. E Marco 88, se vedrà questo video, si ricorderà assolutamente di al quale lui appunto mi ha risposto con un e tra l'altro quando guardavo quello mi immaginavo Marco 88 che cantava questa canzone qua. Ve lo immaginate Marco 88 a cantare trollololol? Saltiamo il turno. Yeah. Vai. Avrei potuto fare cose più divertenti. No, in realtà no, perché rischiamo di distruggere tutto. Guarda che sorriso faceva l'altra. Che sorriso. 30.000 denti. Non ha beccato niente. Leave rocking to the rockers. Leave rocking to the rockers. Ma porca miseria. Ma sarà mai possibile questa cosa? Che odio. Vabbè, LOL. Ma è stupido forte questo mago. È stupido forte. È così. Si è fatto danno solo da solo finora. Allora, vediamo. Forse con un ultimo telaio riusciamo a raggiungerlo e a dargli l'ultimo addio, diciamo. Dai. Un telaietto. Un po' più in là. Più in là. Così, dai. Vai. Così dovrebbe andare bene. Forse riusciamo a raggiungerlo con un solo telaio. Vediamo. Porca miseria. Se adesso cade giù sotto in acqua, chiudo. Rage quitto, assolutamente.
Assolutamente. Oh sì, ce l'abbiamo fatta. Dai, 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 prendi un bel fucile. E vediamo come fa l'oro. A perfectly executed power core. Morto? No, perché? Ma non mi sono mancato, l'ho preso in pieno. Ah, ok. No, ma perché mi aveva illuso per un attimo che non ce l'aveva fatta. This must be collected. Oddio, dobbiamo prendere quello. E che meccanica? Nuove armi disponibili per luci quali? No, ma mi sembrano le stesse di prima. Non ce n'è altre. Boh, ah, forse dallo shop per costruire le squadre, eccetera, eccetera. Sì, sarà dallo shot. Dallo shot. Dallo shop. Porca miseria. Eh no, mi è stufato questo. Ma si è buttata giù proprio. Ma con che criterio? Vai a prendere il sole. Vabbè che abbiamo distrutto i nemici, però. Oh. Porca paletta. Dai, vediamo se riusciamo a raggiungerlo con un telaio. Là c'è la porta aperta. Vediamo se. Ok, così no, 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 no. Così va bene, dai, dovrebbe andare. Speriamo di non cadere giù sotto, perché sennò, oltre a farci un sacco di danno, dobbiamo perderci tipo 30 anni. Tu salto, per cortesia. Tu, Fabia, almeno. Tu, faccelo adesso. Per cortesia. Sì. Success. The time Alleluia. Machine piece is yours. Ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo un'eternità di tempo per una cosa del genere. Un'eternità di tempo. Yeah! Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, io vi invito a mettere un mi piace se per caso l'episodio vi è piaciuto, e iscrivervi. Se per caso non l'avessete fatto, potete trovarmi sulla pagina Facebook di cui il link è disponibile. Porca miseria, 25 minuti e 19 secondi. Mi ricordo la batteria era 8 minuti e 30. Ma uno come fa a farlo in 8 minuti e 30 sta roba qua? Cioè, cioè, boh. Vabbè, noi ci abbiamo messo un sacco di tempo, perché non eravamo assolutamente capaci, Mr. Nabismo ever, però. Nel senso. Dalla 25-8 minuti, cioè. Più del doppio, più del triplo. Sì, il triplo circa, 8 minuti e mezzo, 25-19. Vabbè. Ciao ragazzi, buona giornata.